Ho provato a postare la lettura di questo racconto che non conoscevo, ho scoperto proprio qui su YouTube pochi giorni fa. Leggo nell'introduzione, scritte da una persona che ama gli alberi, Francesco Tassi, direttore sovrintendente dell'ente autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo e Centro Parchi. Dice: scoprii la storia semplice e toccante dell'uomo che piantava gli alberi per puro caso molti anni fa. A quell'epoca Jean Giono era uno scrittore poco noto in Italia e i messaggi d'amore per la natura, nella letteratura che andava per la maggiore, non erano troppo frequenti. Questa vicenda di un pastore che con molta fatica e nessun tornaconto personale si dedicava tenacemente a piantar querce in una landa desolata avrebbe potuto apparire allora tutto il più come un'innocua stravaganza, meritevole di suscitare al massimo un sorrisetto di compiacimento. Dietro a questa insolita storia positiva, persino ingenua, si cela invece un messaggio profondo, capace di propagarsi nell'animo e nella cultura umana come le radici, i rami, le foglie e i frutti dell'albero sul terreno circostante. È un messaggio di riconciliazione dell'uomo con madre natura. È un messaggio di rinascita della foresta e della vita là dove erano state incoscientemente annientate. Perché l'albero rappresenta fin dai tempi più antichi il simbolo e l'espressione della vita, dell'equilibrio, della saggezza. L'albero del paradiso terrestre era la fonte della conoscenza, del bene e del male. Spesso nell'antichità, colossali patriarchi arborei millenari furono venerati come sacri. E i tronchi dritti e giganteschi della foresta formarono le colonne dei primi templi, in cui l'uomo esprimeva la sua stupefatta religiosità di fronte alla grandezza della natura e del cosmo. Ogni albero è la dimora segreta di mille creature appariscenti o sconosciute, sorprendenti o sfuggenti, in quella rete fittissima di rapporti che forma le fondamenta e la vitalità stessa dell'equilibrio ecologico. Ogni albero sprigiona colori inarrivabili, suoni indecifrabili e profumi sconosciuti in ogni ora del giorno e della notte, e nelle varie stagioni. Ed anche dopo la morte, i rami caduti, i tronchi in disfacimento, i ceppi marcescenti offrono asilo e nutrimento alla più varia, ricca e preziosa comunità vivente. La natura rinasce senza fine, ritrovandosi continuamente, sempre diversa, eppure sempre uguale a se stessa. Ogni albero racchiude una storia, un mistero, una memoria del passato e offre ispirazione e creatività a quanti sappiano guardarlo con occhio giovane, libero e aperto. E il prodigio dell'albero si riflette nella stessa mente e nel cuore dell'uomo. Ogni giorno quell'albero mi dà pensieri di gioia, cantava un antico poeta cinese. Mentre uno dei santi padri della Chiesa ammoniva, troverai più nei boschi che nei libri. Due messaggi forse lontani dalla nostra frenetica vita di tutti i giorni, ma su cui varrebbe la pena di riflettere un attimo. L'albero ha dato moltissimo all'umanità nel corso della sua lunga storia. Forse è giunto il tempo di contraccambiarlo con affetto e generosità, come fece nella sua pacifica vita l'indimenticabile Eleazar Bouffier, uomo che piantava gli alberi. Qualsiasi stupido è capace di distruggere gli alberi, scriveva nel secolo scorso John Muir, pioniere americano della conservazione della natura. Ancora troppo pochi hanno invece il cuore, l'intelligenza e la dedizione necessarie per salvarli, custodirli e piantarli. Ma è ancora possibile un ritorno alla cultura, all'amore, alla fede dell'albero e della foresta, con la forza, la verità e l'ispirazione che solo la natura può dare. La cosa che posso cogliere da queste parole, insomma, no? È soprattutto il dolore che ti prendi quando vedi che si taglia un albero, quando questi sindaci tagliano gli alberi nelle strade, questi alberi spesso enormi, secolari. È una creatura che viene meno, insomma, qualcosa che ti dà l'idea di una crudeltà contro un essere che in qualche modo non si può difendere, ma che forse urla perché qualcuno prenda le sue difese. Io non sono sovrintendente dell'ente parchi. Mi veniva in mente di guardare a questa
questo racconto con un altro sguardo, cioè cogliere un altro senso della metafora, la metafora che rappresenta quest'uomo. Quest'uomo e questo paesaggio, e a riportarla nell'ambito della letteratura, nonostante che questo padre della Chiesa ammonisse che si troverà di più nei boschi che nei libri. E allora mi veniva in mente un parallelo, magari indebito, tra quello che tento di fare in questo luogo, che altri tentano anche di fare in questo luogo, che è la rete, e questo personaggio di altri tempi, siamo 100 anni fa. Un parallelo in questo senso. C'è una natura brulla, inospitale, povera. I pochi che vi abitano sono aridi nello spirito. Quest'uomo è solo, è un pastore, un pecoraio. Ha con sé un bastone di ferro. E fa una cosa strana per conto suo, senza rendere conto a nessuno. Lo fa quasi senza dirlo. Se ne accorge per caso il narratore di questo racconto. Seleziona con cura dei semi, delle ghiande all'inizio, poi anche semi di altre piante, cercando di adattarli al terreno. Il terreno è inospitale, è brullo. Non c'è posto per gli uomini. E i pochi uomini che vi abitano sono aridi nei sentimenti. E allora questo uomo seleziona le ghiande, scarta quelle che non sono di una misura, è giusta, di 100 ne fa 10, e poi si incammina e va a piantarle. Pianta dei semi, da cui nasceranno degli alberi. E tutta la vita continuerà a fare con umiltà questo lavoro, facendo diventare questi alberi sempre di più, prima querce ma poi anche faggi, altri alberi, quelli che meglio si adattano a questo luogo. Alberi che poi daranno vita a un paesaggio, faranno sì che si raccolga anche l'acqua. Faranno sì che ritorni anche una vita in questo paesaggio. E tutto questo lo fa da solo, ma lo fa con una costanza e con una fiducia nel tempo. E questa cosa lo rende anche, da un certo punto di vista, umile, ma da un altro punto di vista lo rende ospitale, lo rende, come dire, generoso nei confronti del narratore del racconto, insomma, che ospiterà nella sua casa, se così si può chiamare. Quindi un uomo ospitale. È un uomo che trova il senso della sua vita, oltre che nel pascolare, nel suo gregge, nel fare questo lavoro che nessuno fa e nel farlo senza che nessuno lo sappia, che nessuno se ne renda conto, ma gli alberi un po' alla volta crescono e lui ha fiducia che saranno sempre di più, perché ha fiducia nella costanza del suo lavoro. Ogni giorno lui parte, si allontana, con questo bastone di ferro fa dei buchi per terra, scava, vi lascia cadere il seme e poi copre e lascia che questo seme germogli. E questo seme negli anni, perché gli alberi richiedono tempo per crescere, anni, e lui nel frattempo invecchia e questi alberi crescendo diventeranno sempre più numerosi. Il paesaggio cambierà, si trasformerà. E allora a me la metafora suggerisce un po' questa cosa. Gli alberi li vedo proprio nei libri o nella letteratura, insomma. Questo fatto di leggere un libro tutti i giorni, insomma, una parte di un libro, un racconto, insomma, ma di mettere dei germi, di
in cui libri, uno dopo l'altro, si accumulano nel tempo, un po' alla volta, progressivamente, e vengono lasciati germogliare, vengono lasciati lì, indipendentemente dal fatto che altri se ne rendano conto oppure che si pubblicizzino, che diventano delle cose. No, lasciare lì dei libri in un terreno brullo, che è un terreno povero di stimoli come quelli che questi alberi, libri, possono dare, possono suggerire. E soprattutto farli trovare in una forma, in una disponibilità nuova, cioè farli trovare già letti e in un luogo come quello della rete, e quindi poi attraverso uno strumento che ormai è nelle tasche di tutti, il cellulare, alla portata quotidianamente di tutti, dove chi vuole li può trovare e nel momento che può trovarli, li può ascoltare, non importa se oggi, domani, ma intanto nel tempo questi libri tendono ad accumularsi, a diventare sempre di più. Probabilmente anche altri seminano di questi semi. Non c'è un solo pastore con il bastone, un solo lettore, insomma, no. Ma ormai sta diventando un luogo, un terreno dove molti stanno seminando degli alberi, dei fermenti che possono essere in grado di far germogliare un paesaggio, di creare nuova vita in un paesaggio che sta diventando sempre più arido, sempre più dominante da forme di pensiero calcolante, sempre più legati all'interesse, all'oggi, alla propria mentalità. Quindi un paesaggio che non tiene conto di tutto quello che circola al suo interno. E quindi la possibilità che attraverso questo lavoro quotidiano, nei giorni, nel tempo, questo paesaggio, questa montagna del racconto, brulla, inospitale, sassosa, con questi pochi abitanti che la abitano, gretti, poco disponibili al dialogo, pronti a lottare, pronti a farsi del male. Bene, che questo paesaggio cambi, che venga man mano abitato da chi invece riesce a viversi, a trovarci l'acqua, a trovarci alimento e quindi a mettere nuove famiglie, a creare nuova vita, nuova umanità all'interno di questo luogo. E questo lavoro come gli alberi, con tutta la simbologia poi legata all'albero, come abbiamo visto, secondo me è un qualcosa che può essere fatto dai libri, che possono essere fatti vivere nel momento in cui sono parlati, sono raccontati, e possono essere ascoltati in ogni luogo, e possono dare uno strumento che potrebbe essere invece così, soltanto strumento di svago. Potrebbe diventare anche invece uno strumento di formazione, di pensiero, uno strumento anche di un sano piacere, uno strumento, per dirla con una parola generica, anche di cultura, non solo di divertimento, ma una cultura che anche è divertimento. Mi è piaciuto questo racconto, mi è piaciuta la metafora che questo racconto può suggerire, una metafora che poi non si avvale solo dei libri, ma che può essere adattata anche a molti YouTuber che fanno un lavoro serio in questo luogo e che giorno dopo giorno postano delle cose originali. Pensiamo ai film di Riccardo Farina, pensiamo ai documentari, alle foto di Romeo Trevisan. Tutte queste persone che giorno dopo giorno mettono
il loro seme in questo luogo. E questi semi aumentano di giorno in giorno, diventano un po' alla volta, crescono e diventano un po' alla volta una foresta. Crescono in dimensione, ma anche crescono di numero. E probabilmente, speriamo che questa foresta diventi sempre più un luogo ospitale per tutti.